tiramisù for days. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Fabriano perché questo è il weekend dove finalmente, perché dovevamo farla ad aprile e quindi lo abbiamo dovuto rimandare a luglio. Ok, rimandata, ma ora pronti, ci siamo. Questo è il weekend del nostro viaggio active con i nostri followers. Praticamente insieme all'agenzia Sherwood abbiamo organizzato questo full immersion nella natura. Siamo venuti nelle Marche e andremo a visitare tutto il parco naturale della Gola Rossa per poi arrivare al campo base, costruire, e in realtà ci dicono che sono già un pochino costruite, ma vabbè, costruire delle tende sospese nel bosco e poi dormirci. Ci aspettano 2 giorni di immersione nella natura. Qui ci appoggiamo e ci affidiamo a Base Camp, che è questa bellissima realtà di una coppia che, tornando dopo 13 anni all'estero, hanno deciso di ritornare qui a Fabriano e creare questo progetto di viaggi alla scoperta dell'entroterra delle Marche, nella natura, pieno contatto con la natura. Quindi totalmente my vibes, sono super felice di portarvi con me in questo viaggio, in questa esperienza, e vi aspetto per fare il prossimo viaggio insieme. Più basso, arriviamo sopra là e lì ci avremo un panorama praticamente su tutta la regione, vedremo tutta la regione. Oggi è bello pulito. E lì vicino avremo il campo base, quindi lì lasceremo le bici, poi io vi girerò un link per cercare il campo base. Adore! Bellissimo! Chi si perderà? Perfetto! Ti sorprenderò! Quindi saranno circa 3 km. Ecco! Riuscirò a perdermi benissimo! Sì! Benissimo! Io vengo con voi, sto dietro! Quindi siamo pronti a partire, abbiamo le nostre e-bike che ci aspettano, meravigliose, e siamo pronti a partire, sono tutti scappati, yeah! Io trovai la rotellina per spingerlo, e cioè, comunque sia, tu sali spingendo il pedale in avanti. Ma voi pensavate che i nostri viaggi possano non davvero contenere un alto contenuto di disagio? Perfetto, ci siamo. Vigili del fuoco perché c'è stato un piccolo crollo. E lei ride. Ma da pochi anni, gli ultimi abitanti 5-6 anni fa. Essenzialmente noi dobbiamo andare laggiù. Dovremmo. Sono un 20 per. Invece siamo qua. Aiuto! A destra o a sinistra però. E ce l'abbiamo questa, e ce l'abbiamo alla grande! Si è fatta male ora. Fa vedere? No, non è sangue. Ieri sera volevano provare i nostri disagi durante il viaggio e ce l'abbiamo fatta! Chi è che ha bucato? Chi fra tutti? Ovvio! E mo, dai, ci mettiamo a riparare la gomma. È una roba che capita, adesso hanno inventato delle mousse, ecco, per esempio. Ma quindi quella che si è bucata è questa? Sì. Ah, è lei. Che strano, ma non si buca all'esterno? Beh, no. Sì, però dall'esterno. Ok, lì c'è l'aria, ho capito. Il punto, secondo me, dove si è bucato. Sembrava proprio una roba qui vicino. Sto imparando a come cambiare una ruota. Ah, eccolo. Ecco il buco. Guarda, eccolo bravo. Lì. Andare lì. Canaglietta.
pranzo qua con Crescia, che è il pane tipico, ti diceva? Il pane tipico di qua, e scegliamo. Risaliti in bici, abbiamo cambiato la camera d'aria, ho imparato come si sostituisce una camera d'aria. Abbiamo raggiunto questi chiostri dove abbiamo, dove ci siamo procurate il nostro cibo, e ora andiamo a consumarlo in una location un po' speciale. E siamo arrivati qua. Wow! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Survivor! Quindi ora un bel tuffetto e poi pranzetto! E vai! Bello! Ah, sono due! Wow! Beh, direi che come location del pranzo ci siamo, che dite? Buon appetito! E dopo pranzo, pausa caffè, balalaca, attrezzatura e organizzazione. Io avevo intravisto i bicchierini nello zaino, ho detto boh. Sì. Sì. Grande Marco. Grande. Basta. La. Wow, grazie. Te ne furono! Yeah! Oddio, l'ultima salita! No, devo mettervi al telefono! Gambe comunque leggermente flesse. È terminato il giro, tutto il giro, abbiamo fatto stretching e ora aperitivo al tramonto. Ah, si sboccia proprio! Si sboccia qua! Ma sì! Il verdicchio di Iesi! Qui. Com'è il verdicchio di Iesi? Che meraviglia! Quindi essenzialmente ho appena fatto una doccia qua, persino l'acqua calda, ma voi, cioè... Praticamente in questa tenda poi c'è tipo tutta l'acqua, c'è il... doccino, eccolo qua, doccino e tenda, c'è persino il cosino per i piedi, saponi solidi, biodegradabili, perfetti, e c'è doccia time. Che bella doccia della vita. Davvero, cioè poi esci e ti asciughi così. Per arrivare al campo base stiamo facendo un percorso di orienteering. Abbiamo una mappa. Il problema è che ci siamo affidati a Jimmy. Tanto se ci affidiamo e quindi... stiamo camminando in mezzo alle frasche, giustamente. Che fa? Un percorso normale sulla strada? Eh no, mi sembra ovvio andare a fare di no. Quindi di qua? Sì, è giusto. Ma è proprio giusto forte. Sì. Guarda, guarda com'è poetico. Il sole davvero che mi splende dietro. Guardate che meraviglia. Ha ragione. Wow! Che spettacolo! Allora, ora dobbiamo andare sempre a dritto. Ai ai, lassù Jimmy. Il cucciolo della montagna. Ah! Ma è proprio giusto. Ma che colori! Dai, alla fine è valsa la pena rimandarlo. Sì. Guarda che mi sta... Beh, ci mancava sta salichina. Sta fatichina. Pensavi che dopo la doccia... Ma pigiama e via, no? No. Wow. Consiglio. Abbiamo visto un percorso bello, faccio però questo è sbagliato. Ma che spettacolo. Però è bello. Siamo quindi arrivati. Ci sono le nostre tende, cioè noi dormiremo qui. Qui. Che meraviglia. Che meraviglia. Pazzesco. Andiamo da tutto. Che bello. Cioè, questa è la nostra tavola in mezzo al bosco. No, vabbè, non ci credo. Tutte sono felicissime. Ti sei divertito tantissimo. Che esperienza meravigliosa, Jimmy guida top. No, siamo contenti perché già la giornata d'oggi è stata top, veramente. Bellissima. Quindi, ma poi, so, avevamo un po' di tensione, un po' di responsabilità da rispettare, tanta roba.
Ma l'abbiamo fatto. Dopo che ho bucato sono tutti in discesa. Capita. Cioè. Wow. Qualcuno. Vai, vai. L'hai detto, passa di qua. Guarda come si applica, neanche a casa. Ogni tanto fallo anche una lavatrice, Dio buono, invece di montare solo le tende. È arrivato, a posto. Adesso là, sono lunghi, vedete, vedete che avete dei tappini bianchi sotto la tenda, li vedete? Sotto qua? Eccoli. Ci dovete infilare i pali incrociati. Incrociati, sì. Quindi, questo lo mettiamo qui. Sta a vedere ora come parte a fionda, eh? Ora parte, No, no, già prende forma, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Ah, yes. Manca la scaletta. Come? Prima facciamocela salire dentro per vedere se ci sta comoda. Questa costruita da noi, non da me. E bellissimo, cena nel bosco. Raga, spesso siete entrati in una tenda da campeggio, ma non sospesa e campeggio. Soprattutto non nel bosco. Ah, adesso crolla tutto, datti la spinta. Ma non sono piedi. Troppo pesante. No, perché ci siete a bilanciare, quindi io entro. Benvenuto. Grazie, nella nostra è nuova la tua casa. Piccola dimora. Raga, Jimmy ha appeso la lampadina e la sua prima cosa che ha detto è stata: oh, che bello, ci facciamo i raccontastorie. I raccontastorie, amore. Ci facciamo le storielle. Ci saremo io e Jimmy che ce le raccontiamo stanotte. Storie horror. No. In mezzo al bosco, dai. Ti raccontiamo le storie di animali che sbranano uomini. Sì, delle processionarie che ci troveremo in tenda. Yeah, party people. Ok. Devi sapere che questa bambina. Ok, buonanotte, raga. Era una bambina. Siamo imbozzolati. Ciao. Yay. Wow. Wow. Oh mio Dio, che meraviglia. Che bello! E colazione! Buongiorno! In mezzo alla foresta. Wow. E chi è quello? Chi è quel un amico. Quell'evidenziatore? Me li spieghi con gli occhiali? Io questo sapevo. Fatti vedere. Wow! Il divo è la foresta. La mattina al camp. T'hai già truccata, io non lo so. Ora mi insegni perché anch'io devo sistemarmi. Wow. Voilà. Truccata ma non truccata. Questo è il mio mood di sempre. Oh, comunque un applauso per lo spirito di adattamento. Bravi tutti! Cioè, guarda che roba così. So che una domanda che vi starete ponendo è: ma per il bagno? Ve lo faccio vedere io. Allora, praticamente si cammina in mezzo un pochino al boschetto e si raggiunge questa tenda. C'è qualcuno in bagno? No? C'è nessuno? Toc toc? Nessuno. Quindi si apre e dentro c'è un bellissimo bidet. Bidet, praticamente è questa cosa di plastica, ora non ve la inquadro troppo, ma c'è questa cosa di plastica con un secchio dentro, si mette questo sacchetto, si fanno i propri bisogni dentro, diciamo che tendenzialmente si verrebbe qui per fare i bisogni grandi, perché insomma la pipì si può fare nel bosco, e poi una volta fatto tutto dentro il sacchetto si va a sotterrare nel bosco, perché il sacchetto è compostabile, questo si scioglie, la carta igienica è compostabile, si scioglie in un paio di giorni essenzialmente, e quindi si restituisce alla terra ciò che deriva dalla natura. Niente, sapevo che questa era una domanda che vi siete posti e io dovevo rispondere a questa domanda e basta. È stata un'esperienza perché io l'ho utilizzato. Bello, bello, ci piace.
Dicono che altre volte c'è stato anche bidet con la pompetta, la doccetta, eccetera. Non riesco a farvelo vedere perché oggi abbiamo la doccia, quella lì, che avete visto piuttosto. Mi comincio a muovere un pochino avanti e indietro, sentendo il mio corpo e percependo la terra sotto i miei piedi. Mi muovo un pochino nei piedi, lungo tutta la catena fino al posteriore. Da qua allargo un pochino i piedi, rimango. Ok, e cambio. Quindi ritorno nella posizione base e cambio dall'altra parte. Infilo su. Wow, stiamo passando dietro al tempio e andiamo da dentro. Ma che figata pazzesca. Oh, com'è fresco. Direi con questa bellissima luce, in questa bellissima location, possiamo decretare concluso questo viaggio. Direi proprio noi. Stiamo per partire in direzione ritorno a Milano. Che cosa vuoi dire al riguardo? Com'è andata? Bene, siamo super super soddisfatti. Una meraviglia. Una meraviglia. È stato veramente bellissimo. Sì, organizzazione. Che ne pensi, Lucia? Ecco, sono distrutta, ragazzi. Commenta caldo. Com'è stato? Meraviglioso, ragazzi. Active abbastanza. Anche un po' troppo. Vedi. Active Travels approved, possiamo dirlo. Check. Perfetto, quindi noi vi salutiamo qui, noi arriveremo a casa a mezzanotte, faremo anche questa. Grazie per aver visto questo video, noi ci vediamo nel prossimo. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate, attivate la campanella, chi più ne ha più ne metta. Buona, ai prossimi. Iscrivetevi e ciao ciao.